Buonasera a tutti. Eh, già eravamo in linea con la folla che ci segue. Guardate, ho, ho veramente pare, parecchie persone che mi stanno intorno. Due ragazzi, solo due: Tony e Claudio, che saluto in diretta anche podcast. Ma di nuovo lo saluto in diretta video. Oggi, come avevo preannunciato, e chiaramente col tempo permettendo, eh, andiamo a, eh, ad aprire la serie aperta. A giocare la rivista Storie Guerre e Guerre Guerrieri, il nuovo numero 46, che spero eh, corriate a prenotare edicola, oppure spero eh, sottoscriviate abbonamenti anche online, quindi solo con la rivista digitale perché non perché prendiamo le percentuali, assolutamente no. Non abbiamo assolutamente nessun eh, connubio commerciale, nessun accordo commerciale, solo che questa rivista ormai da. Eh, quasi tre anni ospita cinque pagine dedicate al wargame, è una rivista di storia militare e quindi mh, la sosteniamo perché ci fa pubblicità, cioè ricorda che poi non solo Casus Belli Ragazzi, ma in realtà tutto il movimento. Eh, ci sono tante associazioni in Italia che fanno wargame, noi perché siamo magari eh, fedeli e siamo legati alla nostra associazione che ormai ha raggiunto i 37 anni di vita. Però ricordo, ecco, in primis, associazioni come SGS, associazioni come che magari fanno meno, ma sono sempre state presenti, come No Fair Play di Luca Veluttini, l'Associazione Gilda di Ferrara Emiliana, e poi vediamo un po', ce ne sono tantissime altre. Noi riusciamo con gli, amici, con, gli, con gli amici ad avere anche i vari Casus Belli Point, Ricordo Casus Belli Trieste, Casus Belli Torino, Casus Belli Savona e ce ne saranno tanti altri. E dunque, questa rivista, al di là di Casus Belli, eh, è la nostra prima rivista. Perché? Perché troviamo, anche se poche, 5 pagine dedicate alla simulazione. E, ed ecco perché vado poi a, ad analizzare gli articoli che sono veramente. Ciao Raffaele! Eh, di tutto rispetto sono, mh, sicuramente li eh, definirei introduttivi cioè non vanno a fondo in qualsiasi argomento tranne qualcuno oggi ne vedremo anche eh, quello che riguarda mh, i combattimenti diciamo corpo a corpo nel periodo imperiale nel periodo repubblicano romano ma eh, ecco storia militare, war game concentrati in una singola rivista con in più ragazzi e qui facciamo un po' di pubblicità per quanto riguarda il mini wargame eh, creato dal team di Casus Belli, niente di particolarmente ragazzi eccezionale, solo qualcosa per assaggiare il nostro hobby e eh, introdurre, eh, avviare i neofiti e i, i curiosi alla pratica. È chiaro che non sono wargame eh, a tutto tondo, o, eh, si cerca di far giocare, non sono estremamente simulativi. Però ehm, gli sforzi che facciamo ogni due mesi intendono proprio eh, introdurre tutti coloro che vogliono al nostro hobby. Quindi ecco perché riteniamo che una rivista che eh, di livello nazionale, ciao Raffaele, benvenuto se non te l'avevo detto, eh, che esce in edicola, anche se devo dire che la distribuzione non è eccezionale, trovo 10 copie a Verona e 0 magari a, ecco, a Novara. Non è vero, a Novara qualcosa c'è, però... Eh, molte volte, ciao Damiano, benvenuto. Eh, qualche edicola vedo che non ce l'ha e, e alla fine, mh, quello che consiglio per coloro che vogliano leggere e magari leggere anche le recensioni che facciamo sui wargame: eh, consiglio di prenotarla presso l'edicolante oppure eh, c'è la possibilità di stipulare un abbonamento online. Quindi, cosa volete di più? Quindi oggi parliamo solamente della rivista, ma non della rivista, bensì dei wargame che vi, che vi mm, permettono di rivivere gli episodi descritti nella rivista. Allora, ragazzi, vado. Ecco eh, Damiano vedi tu eh, lo dici si trova senza problemi, ho scoperto che invece in certe edicole, eh, non so a Latina, eh, non sempre le trovo, anche in edicole abbastanza diciamo organizzate, dunque... Ehm... Parlo con e lo ricordo, eh, colui che ci ha permesso di entrare nel giornale, eh, Guglielmo Duccoli, il responsabile editoriale dei contenuti della rivista. Anche lui, che non è, non fa parte della distribuzione, delle volte non se lo spiega. È difficile spiegare il mondo della distribuzione in Italia e se me l'ha detto un addetto ai lavori, ci credo. Vediamo un po' se la camera mobile. No, oggi mi sono premunito e mi sono preparato 30-35 minuti prima perché sapete che ogni tanto sono peggio di Mr. Bini cominciano i problemi online, però eh, come dicevo a qualche amico domenica a Milano Wargame, ormai mi piace solo fare eh, le trasmissioni in diretta perché, perché le trovo, ma personalmente le trovo più vere, più dirette. Le registrate eh, le ho abbandonate, anche se l'unica volta che faccio le registrate è dato che non insegno più inglese da almeno 5 anni ho perso un po' di fluency, quindi quando eh, faccio mh, raramente ma la faccio recensione o analisi di un gioco in inglese, allora lì l'ho registrata perché Voglio evitarmi veramente pasticci in quanto non ho più quella cosiddetta fluency che avevo quando insegnavo inglese. Bisogna mettere in, eh, i limiti e questo è un limite, dunque le trasmissioni in altra lingua straniera saranno sempre registrate. Però voi no, non è un crucio perché poi alla fine la maggior parte sono in italiano. Copertina, ecco, vediamo un po' di togliere, eh, di togliere il riflesso. La nuova guerra atomica, ragazzi, molto attuale, e eh, anche la scorsa volta la rivista era andata su un argomento, eh, diciamo contemporaneo, sempre sulla guerra russo-ucraina che eh, abbiamo così vicino, che abbiamo in Europa, e devo dire che l'articolo, io non, non leggo. Riviste specializzate militari, questa è una rivista storica militare, eh, diciamo sui generis, però, in 10-15 pagine, appunto, sto parlando dell'articolo centrale, la nuova guerra atomica. Riesce a dare un'idea della situazione, e in questo caso. Eh, se avrete modo di leggere l'articolo vi potrete mh, insomma, fare l'idea di quanto sia seria la situazione nella guerra russo-ucraina, proprio alla luce delle possibilità che ha la Russia di eh, utilizzare, eh, con, dico anche con successo, eh, bombe tattiche nucleari, poi spiegheremo eh, in, eh, brevemente cosa intendiamo per tattiche nucleari. Da utilizzare sullo scenario di guerra, poi ecco ragazzi il mini wargame. Eh, parlando un'altra ancora sul mini wargame che troverete sulla battaglia di Kursk. E devo trovare il tempo di illustrarvelo e perché? Perché anche i nostri mini wargame hanno bisogno di un uso il termine inglese endorsement. E quindi cercherò anche nella terza parte, nel terzo episodio dedicato alla rivista, di illustrare il wargame e magari far vedere come potete costruire. La vostra mappa in maniera diciamo eh, costruttiva, poi adesso andremo a vedere gli altri articoli. Vedete cosa sono le bombe sporche, gli effetti degli ordigni atomici tattici, la minaccia delle armi asimmetriche, vedremo un po'. E come al solito, a pagina 3 eh, trovate il sommario. Oggi eh, analizzerò eh, i primi 1, 2, 3, 4, 5 articoli e illustrerò i wargame che vi permettono di. Eh, chiaramente non tutti, non posso coprire tutti. 3-4 wargame che vi permettono di ricreare lo scenario storico bellico eh, che trovate nel, mh, nella rivista. Primo articolo, ragazzi, l'invasione ungara che sconvolse l'Europa. Allora, qui siamo sempre in un periodo, periodo medievale molto scuro, vado anche a cambiare, ecco ve lo metto qui che cambio anche inquadratura. e qui si parla, se ben vi ricordate nel numero scorso avevamo i Kazari, questi altri gruppi di guerrieri che imperversavano nell'Europa Dell'est, nell'Europa centro-orientale e anche questi ungheresi, insomma, sono. Eh, altri guerrieri temibili che eh, nel corso del, 19, del nono secolo scusate, le ondate magiare misero in ginocchio l'Europa centrale grazie alla loro diciamo, sapienza militare, alla loro eh, abilità nell'utilizzare i cavalli soprattutto nell'utilizzare eh, gli archi a cavallo quindi c'è questo fenomeno ungaro e come lo descrive Antonio Ratti, archeologo e studioso di storia militare, e in effetti eh, chi avrà modo di leggere l'articolo scoprirà che eh, arrivano fino alle porte dell'impero carolingio, tant'è vero che vedremo. Eh, il principale scontro che ci ricorda il periodo ungarico nella direzione che aveva preso per invadere l'Europa eh, occidentale. Eh, L'articolo, se mh, avrete la fortuna di leggere, fa proprio un'analisi eh, storica fin dagli inizi, dall'apparizione di, eh, di questi guerrieri ungari, eh, o meglio, ungheresi, eh, magari eh, ungari il popolo, ungheresi per essere eh, precisi. Damiano ci dice in diretta, fecero razzia in tutto il nord Italia, furono gli ultimi barbari visto che non erano cristiani. Ma non so Damiano, eh, gli ultimi barbari, ma poi alla fine cosa... Eh, questo termine barbaro eh, io lo userei, nella, delle volte lo usiamo in accezione completamente negativa. Non sono molto convinto che fossero barbari. Eh, gli ultimi invasori, giustamente Damiano hai fatto notare che, eh, questo ce lo riporta a pagina 9 dell'articolo, eh, arrivarono eh, in Moravia e nell'899 in Italia, quindi eh, alla fine, diciamo, mh, gli ultimi cento anni dell'anno 1000, e mh, sconfissero le truppe del Regno d'Italia. Qui bisogna vedere, eh, adesso francamente... Non ricordo eh, esattamente le popolazioni che in quel periodo dominavano in Italia, ma è, diciamo che c'era un misto di tribù. E, e, ma eh, gli ungheresi non si fermarono nemmeno di fronte al cosiddetto Rume, eh, Regno d'Italia in una battaglia combattuta sul fiume Brenta. Quindi vittoria eh, sul fiume Brenta, di questo ragazzi non ho nulla da riportarvi, eh, magari esiste eh, un wargame sulla battaglia eh, sul fiume Brenta, probabilmente nessuno l'ha fatto perché le fonti erano abbastanza scarse. Ma alla fine, che dire? Lo scontro più importante che sicuramente molti di voi hanno giocato è eh, la battaglia che chiude eh, diciamo, l'epopea degli eh, ungheresi. Eh, sto parlando della battaglia nella piana di Lechfeld presso Augusta nel 955, e qui. Non ci sono così tanti titoli, e intanto Damiano che eh, eh, si è informato, a Reggio Emilia furono costruite le mura per il fatto di questa invasione ungherese, vedete Damiano che è locale, Damiano dove abiti eh, esattamente? A Novellara come dicevi? A Reggio Emilia furono costruite le mura per, il fa, per eh, respingere l'invasione ungherese, vedete? Chi vive in certe zone che hanno conosciuto le invasioni ungherese trovano ancora delle, diciamo, dei reperti, eh, delle tracce di quel, eh, di quel periodo. Dicevo per quanto riguarda eh, la battaglia di Lechfeld, che è la più importante, per quanto riguarda, più importante perché eh, mette un argine all'invasione ungherese stiamo parlando del sacro romano impero l'esercito del sacro romano impero condotto da Ottone il Grande e Ottone li sconfisse pesantemente allora qui ragazzi dovrei fare anche ogni, anch io un approfondimento e infatti Damiano mi conferma difficile trovare Vorgheni sulla battaglia e vado chiaramente a mettere in evidenza Due giochi, ma eh, generalmente posso dire con cognizione di causa che tutti i wargame sull'antichità, eh, dal periodo diciamo eh, romano fino all'avvento della polvere da sparo, se avete un sistema come Ancient Battles Deluxe, L'altro sistema ancient, vado a metterlo in, in evidenza. Avrete modo di costruirvi, vediamo un po' se riesco a lo metto in grande. Eccolo qua, ecco ancient. Poi adesso lo andrò a illustrare, lo, lo sposto qui. Vediamo, lo porto in prima posizione, così potete vederlo. Eccolo qui. Eh, Ancient designer Bill Banks, che è un designer che si è dedicato molto a eh, sviluppare battaglie per eh, questo sistema. Che non eh, intanto rimuovo, che non si discosta tanto. Vado a mettere in evidenza da, eh, eccolo, vado a farvelo vedere, da questo Ancient Battles deluxe from guts to eh, gunpowder e ecco già nella immagine di copertina vedete più o meno come sono impostate le battaglie di questo sistema molto semplice con mini mappe con una fase comando, movimento, lancio di frecce o lance e poi successiva mischia con chiaramente qualche regola particolare eh, a seconda della battaglia che viene combattuta. Eh, Mike Nagel è il designer. Questa Ancient Battle Deluxe ha una lunga serie di battaglie e ve la vado a mettere in evidenza proprio perché riporta, vediamo un po' se, ecco, riporta fra tante proprio l'Eckfeld, ecco, una eh, Battle Scenarios per, eh, che sono contenuti eh, nelle, non solo nella scatola base, ma anche nell'espansione di Ancient Battle Deluxe. Quindi l'Eckfeld da questo punto di vista, ma alla fine vi voglio far vedere più o meno partendo da, allora vado a rimuovere questo. Eccolo qua, partendo da questo schieramento di battaglia, ve lo faccio vedere, che eh, fa parte degli, della raccolta di scenari della serie Ancients e vi ripeto, facilmente diciamo modificabili si possono tranquillamente riportare in, sistemi, in altri sistemi che rappresentano gli scontri antichi ed ecco qua l'ec o l'ecfeld feld chiaramente eh, è il termine per il campo la piana di l'ec 955 eh, 955 10, 10 agosto quindi la data coincide vedete qui mh, eh, diciamo che eh, l'introduzione cerca di eh, sgominare gli ungheresi che stavano assediando probabilmente un castello eh, vedete c'è il re degli, un, eh, degli ungheresi, eh, degli ungari se volete usare il termine antico, tale Bulzo e poi c'è 8, l'imperatore del Sacro Romano Impero. Vedete qui, eh, magari vado a leggervi, riporta HC, LC e leader. Semplicemente HC sta per horse cavalry, LC per light cavalry. Se ci fate caso sono tante cavallerie o completamente cavallerie. Non vedo eh, unità di fanteria. Cosa significa questo? Significa che gli ungheresi combattevano prevalentemente ed erano abili cavalieri. Ma perché furono sconfitti dato che era difficile fermarli? Beh, questo, ragazzi nemmeno io, anche dopo aver letto l'articolo, sì, ho letto che erano tanto abili. Ma come ha fatto Ottone a sconfiggerli? Cioè, erano ancora più abili i cavalieri del Sacro Romano Impero? Molto probabilmente perché, eh, se no, non si spiegherebbe. Oppure eh, ci fu una manovra vincente. Ecco. Di Lechfeld che non si sa tanto, spero di trovare un libro, e, perché Lechfeld poi, faccio un po' di pubblicità, farà parte, eh, diciamo, eh, farà parte della serie, del secondo libro, Storia del Mondo in 100 Wargame, la seconda parte della trilogia sarà dedicata appunto ai combattimenti dalla fine romano-orimpiana. Eh, dell'impero romano d'Occidente fino diciamo, all'avvento della polvere da sparo e l'Eckfeld farà parte della lista e vi illustrerò ancora più dettagliatamente eh, le varie wargame che vi permetteranno di eh, simulare l'Eckfeld. Ma in realtà, eh, sono sincero, non so molto di l'Eckfeld esattamente, ma non penso che ci siano fonti così precise per quanto riguarda questa battaglia, dunque eh, richiede approfondimento, ma già... Questa probabilmente hanno letto qualcosa gli autori della serie appunto Ancients, dunque partire da questo ordine di battaglia per magari ampliarlo, approfondirlo, ma eh, rigiocarlo e eh, almeno ad avere un'idea eh, di quello che successe nella piana di Leckfeld Ecco, vado intanto a rimuovere eh, il mio Lechfeld. Qui ho messo anche in evidenza eh, per chi fosse interessato lo metto davanti, eccolo qui, e... Ancient Battle Deluxe, vedete, mh, diciamo, la sequenza di gioco, dal, eh, i command points, una, una regola eh, che caratterizza questo sistema, si vede quanti command points, che poi influenzano le successive attivazioni, vedete, place leaders, cioè i leaders che... Eh, mh, Diciamo, si alternano nel, eh, nelle attivazioni e le attivazioni poi il punto 6 di questa summary delle regole le riporta. Vi ripeto, non voglio fare confusione fra Ancients e Ancient Deluxe, ma sono molto simili. Quindi, quello che consiglio io è: se possedete la serie della Victory Point Games, prendete quell'ordine di battaglia che fa parte della scatola precedente, Ancients, e magari cercate di rigiocarlo se siete interessati all'argomento. Ecco, Damiano consigliava, grazie Damiano, perché lo andrò sicuramente a leggere. Eh, perché Frediani, è inutile ragazzi, per noi Frediani è veramente fonte di tante informazioni. E ripetisco che la mia idea di fare la storia del wargame in 100 battaglie viene dal libro di Frediani, Storia del mondo in 1001 wargame e 1001 battaglie. Ero partito da 1001 wargame, erano troppi e allora sono tornato a 100. però Frediani. Nella sua diciamo, analisi, nel suo, eh, nelle sue cronache, al momento per me è uno dei migliori autori che ci possa dare notizie su questo periodo oscuro. E proprio Damiano ricordava le più grandi battaglie medioevo di Frediani ritrovate l'Eckfeld. Io non ho avuto tempo, Damiano, ma ti ringrazio per questa informazione che riporto a tutti per avere una sorta di veloce analisi più approfondita di quello che ho fatto io con questo wargame. Andate in Inedico eh, in libreria lo trovate, le più grandi battaglie del Medioevo di Frediani, l'editore dovrebbe essere, non mi ricordo, ma è una, un editore noto, Damiano, dammi anche l'editore, e dovrebbe costare 5-6 euro, non di più. E dunque, e per l'Eckfeld, Frediani potrebbe essere un'ottima risorsa. Torniamo un attimo, ragazzi, sulla camera mobile, eccola qui. Eh, vedete come al solito la rivista è riccamente illustrata, qui ci riporta, eh, un po' bruttino questo guerriero direi, però ci riporta un'analisi della, della dotazione eh, che avevano i cavalieri ungheresi, una spada a lama ricurva, un arco che era praticamente il loro punto, un arco composito, che era il loro punto di forza, Lunghi eh, stivali che proteggevano, eh, diciamo, eh, il lato inferiore della gamba, e già l'armatura pesante in metallo sopra una cotta, indossata sopra una cotta di maglia. Quindi, eh, notare l'elmo tipico, magari qualche film l'abbiamo visto sugli ungheresi: eh, conico con pennacchio che li distingueva. Grazie, ecco la famosa, eh, la New Compton Editori. Che è casa editrice che fa molti di questi libri, Le più grandi battaglie medioevo, le più, le più grandi battaglie d'antichità, servono proprio per. sono manuali agili, per, di veloce consultazione, proprio per rinfrescarci la memoria. La nuova guerra atomica. Ragazzi, se leggete questo articolo, un po' di angoscia vi viene. Perché al momento ho, um, vedo intorno a me troppa gente che parla facilmente di guerra atomica, come i nostri bravi governanti che, ragazzi. Um noi parliamo magari di guerra, parliamo di storia militare, però io ogni volta che eh, oggi ho visto un film The Forgotten Battle eh, ambientato in Olanda durante l'operazione Market Garden e la liberazione di una cittadina che faceva parte del fronte eh, in Olanda a novembre, però chiaramente su, eh, posteriore all'operazione Market Garden, non un grande film dal punto di vista della comprensione dell'episodio bellico. Però anche lì scene drammatiche di guerra e noi dobbiamo veramente tenere lontano la guerra dal nostro essere. A noi, eh, guardate che io delle volte sono in contraddizione, ma mi piace giocare sul tavolo da gioco eh, questi episodi terribili, ma proprio perché poi sto cercando di apprendere, è un fatto assolutamente ludico e... In ogni caso vado poi in crisi perché se mi soffermo un attimo, in effetti eh, non che dietro a quel counter di cartone ci siano persone che muoiono, ma i fatti reali eh, sono stati veramente dolorosi. E parlare di guerra atomica ai giorni nostri, ragazzi, fa veramente male. E fa parte della nostra vita, la guerra ha fatto parte sempre della nostra vita, dalla guerra spesso e sono state nuove scoperte, ma... Quando si leggono certi articoli e soprattutto quando si vedono certi film sufficientemente realistici, beh, si rimane un attimo fermi a riflettere e a diciamo, toglierci dalla testa qualsiasi sentimento di guerra. Forse tutti i wargamer sono le persone più pacifiche del mondo. Mi diceva Tony in diretta. Posseggo alcuni cavalieri ungheresi che ho dipinto quanto giocava al wargame 3D medievale. Beh, Tony, devi mettere queste figure in evidenza sul, sul gruppo o me le devi mandare. Penso io a mandarle sul gruppo. Comunque, della nuova guerra eh, atomica, invito a leggere l'articolo molto lungo di eh, Mirko Molteni, questo esperto che ogni due mesi eh, parla di geopolitica. Ehm, un, un, fatemi vedere da quante pagine è composto, sono pagina 21. Un articolo di 11 pagine. Eh, direi che per farci, rifà eh, il percorso, rianalizza il percorso della. Eh, da quando Nixon e Brezhnev firmarono il trattato EBM per la limitazione dei sistemi missilistici e poi analizza anche la eh, situazione attuale in cui, ragazzi, io ogni articolo che leggo eh, viene sempre fuori eh, la parte in cui il russo ha eh, più armi nucleari di tutti. E lo dicono tutti, cioè lo affermano eh, tut eh, tutti gli esperti. Quindi ragazzi di che cosa stiamo parlando? Eh, C'è veramente questa paura. Stuzzicare l'orso, chiaramente che è in difetto per quanto riguarda l'invasione, sì. Però ragazzi, ci vuole veramente moderazione, ci vuole una ricerca assoluta della pace, alla luce di questi articoli che ti dicono: guardate, l'arsenale nucleare russo è veramente temibile, certo che non ci dobbiamo abbassare alle prepotenze del dittatore di turno, ci mancherebbe altro, però almeno cercare, provare, e io non vedo questo tentativo, provare a fare la pace poi abbiamo eh, interessante ecco si parla del Belgorod, ragazzi, Il sottomarino sovietico Belgorod, mi sembra veramente qualcosa eh, porta eh, il drone siluro Poseidon, porta praticamente eh, le armi atomiche, può portare le armi atomiche fino sotto le coste americane, ragazzi, eh, ci sono articoli che veramente ti fanno preoccupare e questo è uno di quelli. Quando leggerete vi eh, eh, Noterete che ribadisce spesso l'autore che i russi, come già vi ho detto, hanno in numero maggiori le armi atomiche. Poi che siano efficaci o meno non lo so, però gli americani stanno cercando di colmare il gap. Poi spiega chiaramente come funzionano certe armi nucleari, vedete sto girando le pagine, eh, Russia, le fauci dell'orso, eh, insomma cerca in 11 pagine di darvi un'idea. Eh, completa di quello che è la situazione delle armi atomiche nel mondo e anche la Cina ragazzi non la sottostemiamo vedete questa foto è eh, un bombardiere strategico cinese è a livello del B-52 americano che è ancora il bombardiere che può portare in giro per il mondo armi atomiche il sommergibile di caccia a tobbe rosso sì però questo fa ancora più impressione Damiano e ecco qui vedete, vi faccio vedere qualche immagine, eh, anche gli indiani eh, hanno il loro missile ba balistico eh, e, e continuano a fare lanci di prova. Insomma ragazzi, il mondo è una, eh, diciamo, eh, un, mh, non direi pazzi perché poi serve pure come deterrente eh, l'arma nucleare. Ricordatevi che in Europa ce l'hanno la Francia, la Gran Bretagna e noi in Italia le armi nucleari sono depositate dagli Stati Uniti e decidono loro se utilizzarle o meno. Quindi sono queste tre grandi potenze, in, It in effetti l'Italia non ha l'arma nucleare. Però dicevo, quando si leggono questi articoli e si vedono in televisione venti di guerra, beh la preoccupazione è tanta e non sono particolarmente convinto, perché sono esseri umani come noi, quindi fallaci, che gli attuali governanti, a partire da eh, Macron e Meloni, questa è una critica, poi bisognerebbe vedere eh, cosa succede eh, diciamo, agli alti livelli, noi siamo sempre cittadini, però non mi danno una grande garanzia di sicurezza. E dunque beh, eh, temiamo, eh, abbiamo paura, eh, dobbiamo avere paura e cercare la pace. Ma in ogni caso, ragazzi, poi dobbiamo parlare anche di Provare a vedere quale wargame ci può aiutare a capire una, eh, gli effetti ma qui non ci vuole tanta fantasia gli effetti di una possibile eh, terza guerra mondiale, ma non la terza guerra mondiale di cui avevamo paura nel, durante il periodo guerra fredda finito nel 1989 con la caduta del muro di Berlino ma una nuova guerra fredda, la stiamo vivendo in realtà e a proposito di questo ve li faccio vedere direttamente vediamo un attimo se ho le foto perché eh, ve le vado prima a far vedere eh, vedete lo sfondo del, dell'articolo sugli ungheresi li ho preparati, ecco, eh, vediamo, vado, eh, vado a recuperare tutte le rivista 46. Ecco la mia prima, diciamo, il mio primo consiglio per farsi un'idea e per vedere gli effetti eh, o come si può svolgere una eh, guerra nucleare si riferisce sempre alla, alla guerra fredda Strategic Tactics numero 283 eh, Strategic Nuclear Warfare in the Cold War. Che non è molto diversa dall'attuale. Quindi io vi consiglio: se volete farvi attraverso il wargame una idea di quello che potrebbe essere la guerra nucleare strategica, partite da questo eh, magazine, Strategy and Tactics. Si trova ancora eh, sui mercatini su Board game Geek. E poi, eh, ragazzi, poi andate eh, su. Ehm, Wargame che promettono, che hanno un titolo eh, diciamo poco promettente, Armageddon e Armageddon War, che cercano di riportare una situazione catastrofica del momento. Ve li vado a far vedere direttamente da Borghèn Geek, vediamo un po' se, ecco, vado su Borghèn Geek, vi cerco Armageddon, purtroppo non lo possiedo, quindi non lo conosco bene, ma... Che cosa ho fatto, dato che ho giocato mh, pochi giochi sul, eh, sul tema? Vado su Borgame Geek, metto qualche parola chiave e cerco magari eh, Wargame che possono aiutarci a capire cioè, l'Armageddon. Eh, ecco, eh, Armageddon War è un titolo molto interessante, eh, ve, lo, mh, ve lo metto in evidenza, vediamo se potete visualizzarlo, sì. E Platoon Level Combat in the End War, quindi questo non riguarda i combattimenti nucleari, però riguarda il Contemporary, contemporary Warfare, e il designer Greg Porter, publisher Banana Games. Ho visto che qualche appassionato l'ha comprato, non so che dirvi. Eh, per quanto riguarda la qualità o meno di questo gioco, ma invece un Wargame che riporta cerca di simulare mi pare che sia questo Epic Armageddon no? questi vedete c'è di tutto quando metto la parola Armageddon eh, Nuclear Armageddon eccolo qua The Battle of Armageddon eccolo qui che fra l'altro ha pochi commenti Kerry Anderson eh, ma questo voglio vedere della Compass vediamo un po' se è della Compass Games no? Kerry Anderson eh, ma eh, proprio cerca di Riportare gli scont lo scontro finale eh, Armageddon. Ricordatevi, è eh, la battaglia dell'Armageddon, la battaglia finale che avviene fra, diciamo, eh, che porta alla fine del mondo. E non vorrei sbagliarmi, ragazzi, ma eh, Armageddon l'ha ristampato. Vediamo un po': Reimplemented by, Vediamo un po'. eccolo qua. Bene ragazzi, The Battle of Armageddon, eh, che praticamente è la ristampa, infatti la Deluxe Edition, l'ho anche presentato in precedenza, francamente non lo ricordo più, non mi è assolutamente piaciuto, adesso sto ricordando, è mh, più che wargame, è un giochino fra sei fazioni, eh, sì c'è movimento, c'è tentativo di rappresentare una certa strategia, ma niente di che lo boccerei però sappiate che esiste un gioco eh, eh, vedete infatti lo dice anche il sottotitolo un, un gioco semplice ma diciamo sfidante per i giocatori casuali e eh, magari eh, esperti questa è la frase che dice tutto e che dice niente cioè eh, se, io direi a simple game for casual players direi questo cioè un gioco molto terra terra per i giocatori diciamo che vogliono passare una serata diversa ma in realtà eh, questi tre titoli tra questi tre titoli che ho citato quello anche se magari torno in diretta eh, che e fa parte del periodo della Cold, War, della Cold War che pensavamo fosse superato, secondo me questo è eh, il titolo di partenza. Se poi andate a confrontarlo con l'articolo, torno adesso in diretta eh, che vi stavo illustrando, vi fate un'idea che, mh, questa però è una mia affermazione che chiedo... Che chiedo a coloro che mi stanno ascoltando, intanto c'era Claudio. Che io, ogni volta che sposto un counter sulla mappa, ho oh, ecco um, Vedi, Claudio, in effetti, sì, giochiamo. Sì, ci piace analizzare la storia con wargame, però delle volte, se ci fermiamo un attimo a riflettere, è, è qualche. Qualche remora ci viene, lo dobbiamo ammettere. Eh, Claudio mi diceva: Scusate gli errori di battitura, o i bambini che mi saltano addosso. Claudio, un abbraccio ai tuoi figlioli, eh, sempre ben accetti i bambini. Ecco, sono loro che dovrebbero portare, spero, una pace assoluta nel mondo. Eh, non sono pacifista, ragazzi, perché se no non mi piacerebbe leggere storia militare però eh, penso che la guerra da questo punto di vista sia un fatto da evitare a tutti i costi. Quindi la nuova guerra atomica, vi ho illustrato questi tre war game, ce ne sono sicuramente tanti, ma per chiudere secondo me non ce ne sono tanti di qualità, ehm, ce ne sono tanti sulla guerra fredda, del periodo attuale probabilmente li avremo fra qualche anno eh, su qualche report più preciso. Ehm, vediamo un po' quello che succede. E direi vi invito a leggere l'articolo con, con molta attenzione e poi andare a prendere quel wargame Safe di in Tactics. Non provate The Battle for Armageddon perché vi ripeto: vi dà tutto meno che un'idea eh, decentemente precisa di quello che potrebbe succedere. Può darsi che ci sia qualche buon designer che è riuscito a simulare la, eh, la guerra definitiva, la guerra atomica, ma eh, francamente non lo conosco. Baden-Powell, dall'assedio al trionfo. Qui ragazzi, la difesa di Mafeking, autore Alessio Sgarlato. Piccole battaglie, perché poi stiamo parlando di battaglie di poche migliaia di uomini. Qui invece la ricerca è più semplice perché, perché come al solito, anche se. Parliamo, quando parliamo della battaglia, della difesa di Mafeking, ci riferiamo alla guerra anglo-boera a cavallo del, eh, del passaggio dal XIX al XX secolo, eh, espansione inglese e diciamo, eh, poca felicità da parte degli autoctoni, eh, da parte di questi boeri di origine olandese. E, eh, è sicuramente uno scontro minore. Ma alla fine, proprio perché riguarda il mondo anglosassone o meglio, riguarda una eh, operazioni compiute dagli inglesi, e allora troviamo tanto. E infatti, per quanto riguarda questa battaglia, che mh, Baden Powell, perché riporto questo colonnello, eh, fu, diciamo, l'eroe perché eh, resistette. All'assedio da parte dei Boeri, all'assedio di Mafeking, una delle principali cittadine della zona, e resistette per sette mesi. E in questa prova di tenacia emersero il carisma e l'ingegno del colonnello britannico Robert Baden-Powell. E nacque l'idea perché poi Powell, tornato in patria, fu ricevuto con tutti gli onori perché poi alla fine l'assedio eh, riuscì perché eh, alla fine, dopo i sette mesi, una brigata di cavalleria, 2000 inglesi, eh, corsero in suo aiuto e eh, torsero, eh, furono in grado di eh, costringere i Boeri a togliere l'assedio. Baden-Powell tornò in patria e avviò il movimento degli scout. Non ho capito l'articolo e magari l'ho letto troppo velocemente perché ha avuto l'idea di avviare il, lo scautismo. Ci sarà pure una ragione, ehm, Boy Scout, però quello che torna a dire, accidenti ragazzi, eh, tutti siamo stati più o meno Boy Scout all'oratorio, no? Eh, però sì, il principe dello scautismo, ma. Parliamo sempre di eh, una sorta di movimento pacifico come gli scout e comunque vedete un colonnello che ha combattuto duramente durante la guerra anglo boera ha avviato una tradizione che è ancora oggi viva soprattutto in tante parrocchie e in tanti centri che accolgono i ragazzi e attraverso gli scout trasmettono determinati valori. Dicevo e vediamo un po' Wargame vado a rimuovere prima di tutto la rivista e il primo titolo però ragazzi ecco qui subentrano i miei interessi perché io vado a segnalarveli ma purtroppo non l'ho giocato questo è Beat Rinder. La seconda, perché l'episodio raccontato riguarda, da, eh, come ho già detto, da Alessio Sgarlato, riguarda la seconda eh, guerra anglo-boera dal 1899 al 1902. E qui vedete una bella eh, immagine dell'epoca. Against the odds, una bella rivista, questo numero si trova ancora, il numero 13, e descrive in maniera completa, ovviamente non a livello di a singolo assedio, ma a livello di, di operazione. La seconda guerra boera. Un altro titolo che fa trovate facilmente per farvi un'idea della guerra anglo-boera è: invece, preso da un numero di Strazian Tactics, il numero eccolo qui: vi faccio vedere la copertina, il numero 205. Eh, ricordo che sto è che sono ormai arrivata al numero 337, rivista americana bimestrale che esce ogni due anni. The Second Boer War. Ecco, queste due riviste possono essere la risposta all'articolo che trovate all'interno della rivista per rigiocare, per rivivere le, i fatti della Seconda eh, Guerra eh, Anglo-Boera. E trovate facilmente le riviste sui mercatini di eBay ma anche da Board Game Geek. Quindi vi eh, ricordo questi due eh, wargame per la guerra Angloboera. Vediamo un po' eh, come al solito. Vi spingo, vi faccio vedere se, come faccio io, non, insomma, non penso che sia. Un segreto guardate con la parola chiave da Boer, ah, magari non mi ricordo il gioco e vedo se qualcosa mi è sfuggito. Vado a vedere sul eh, database Borgan Geek cosa c'è. Vedete, ci sono diversi titoli sulla Guerra Boera. Qualcuno difficilmente diciamo eh, si trova molto difficilmente. E i due eh, titoli che vi ho elencato. Anche se sono, eh, diciamo fuori produzione li trovate. Invece. Un gioco che dovrebbe uscire, che vado a proporvi, torno intanto in diretta, eh, annunciato da Miranda, il patron di Stadium Tactics, il curatore principale di Stadium Tactics, è, vediamo un po', eccola qui, eh, The Boy War, vedete, eh, non è ancora uscito, ma è stato annunciato. Se, trovate, se vedete su Geek avete già... Delle, eh, delle notizie quindi questo è il terzo titolo che vi propongo per quanto riguarda eh, la, nostra, la nostra rassegna sulla guerra boera vediamo un po' se eh, vado, vado a cercarlo perché poi è un titolo ancora che non è uscito eccolo qui è del 2022 vedete eh, vediamo un po' sono in diretta sì vedete non, eh, ci sono solo due, zero commenti non è ancora uscito designer miranda Artist Ilya Kudryashov, non mi piace tanto Kudryashov per come disegni, la disegni le mappe, forse è migliorato, ecco qua vi faccio vedere qualche dettaglio, sicuramente è Wargame moderno, eh, ah, va anche con le carte, quindi operazionale sull'esagono, ma anche le carte che portano, vediamo un po' Britain Mobilize, Mobilizes, e Mauser e Maxim, vabbè insomma eh, penso che ci siano carte... E che vanno a influenzare i combattimenti dunque bene speriamo che esca questo titolo che mi sembra ehm, probabilmente cerca di colmare un gap per quanto riguarda la guerra anglo boera 1899-1902 tornando sulla nostra camera mobile ecco quindi sono poche pagine eh, si parla poi dell'italiano eh, questo italiano che viveva a Johannesburg, eh, vediamo un po', non mi ricordo il nome francamente, che probabilmente eh, riuscì ad arrestare Cerci, Camillo Ricchiardi, ma poi alla fine mh, non è mai stato appurato. Vedete sempre le belle immagini che eh, completano l'articolo e arriviamo invece secondo me ha ah, un bel articolo molto tecnico: del eh, beh, qui abbiamo un conoscitore che, oltre ad essere esperto, conoscitore, eh, è anche reenactor Quindi Cerca di simulare eh, dal vivo, eh, attraverso diciamo eh, utilizzando proprio su se stesso armature similari, eh, quello che succedeva durante il periodo romano. E qui Giuseppe Cascarino, archeologo e studioso di storia militare, eh, di lui trovate diversi libri sulla storia romana. Mischia alla romana. In questo articolo, che cosa fa il nostro autore? Ci spiega per filo e per segno come aveva fatto con i compensi eh, come, con i salari al legionario numero scorso qui tecniche di combattimento proprio molto molto specifico eh, ci descrive come si addestravano come si lanciava il pilum la lancia romana eh, vedete consiglia il combattimento guardate che bello intanto vado a sulla eh, roma eccolo qui così posso mischiare la romana vedete vi sto facendo vedere qualche immagine e come al solito, scusate, perdonatemi, ma eh, alla fine io vado sempre sui titoli eh, che ho provato, anche se, eh, per essere preciso, tutti i titoli che vado a presentarvi... Eh, non rappresentano il combattimento del singolo romano, come eh, utilizza eh, il gladio, come utilizza il pilum, ma alla fine a livello di eh, manipolo, a livello di eh, parte della legione. E mh, come al solito io per il periodo romano eh, consiglio sempre questo titolo, che si riferisce al periodo repubblicano. Lo capite perché, beh questo è un fatto tecnico, lo scudo è, non è quadrato e invece vi, posso, vi, faccio vedere, eh, vi faccio vedere, vedete questo è lo scudo di epoca un pochino più tarda rispetto allo scudo che trovate, che trovate qui, vedete è uno scudo con gli angoli arrotondati simile, eh, ma poi l'evoluzione ci sarà uno scudo più avvolgente. Eh, dico sempre SPQR, ragazzi per Richard Berg e Mark Herr, ma perché dico sempre questo, eh, questo sistema? Leggendo l'articolo di Cascarino. Eh, proprio Cascarino dice allora il romano avanza, lancia il pilum che è singolo e poi estrae immediatamente il gladio. E va all'attacco della linea nemica. Ragazzi, questa azione succede pari passo. In, tutto, in tutte le battaglie di SPQR che possiamo eh, criticare per certe scelte eh, riguardo i piazzamenti chiaramente a causa delle fonti storiche molto scarse oppure l'eccessivo lancio di dadi ma vi posso assicurare che mentre si legge Cascarino se si, questo articolo di Cascarino e si pensa a SPQR noi che l'abbiamo giocato no tanto di più eh, abbiamo l'idea rigiocandolo anche mentalmente che effettivamente eh, i romani combattevano in questa maniera lasciamo stare poi chiaramente ieri io ho criticato i war game perché eh, siamo degli, eh, degli dei dell'olimpo quando giochiamo abbiamo davanti tutta la situazione però questo sistema a noi piace perché Riesce a simulare almeno questo approccio alla battaglia, lasciamo stare poi le mischie che secondo me sono di difficile eh, illustrazione, però, questa sorta di romano che avanza con lo scudo spalla a spalla. Prima lancia il pilum e ricordate che in SPQR il pilum viene lanciato solo una volta da Romano, in quanto rappresenta proprio il pilum finito e poi via di gladio e si passa alla mischia. È quello che succede in SPQR. Ragazzo, gioco più preciso di così per rappresentare certe eh, tattiche militari che rivediamo descritte in maniera magistrale da questo, da questo esperto Cascarino. Che cosa volete di più? E ovviamente. Per farsi un'idea, perché poi cambiano leggermente il regolamento eh, dei combattimenti, come si evolve l'utilizzo della legione, ciao Diego, benvenuto Diego, ho fatto una riflessione, non so se hai ascoltato la mia riflessione abbastanza, non so se tu sei esperto di SPQR, abbastanza profonda sulla su certe eh, convergenze che abbiamo quando leggiamo della, eh, del combattimento eh, portato avanti dall'esercito romano con il sistema SPQR e se poi volete fare qualche scatto temporaneo in avanti, beh, è uscito il compendio eh, delle varie battaglie mh, romane eh, successive, chiaramente all'epoca repubblicana, a quella di Giulio Cesare. Eh beh, Grey Battles, Giulio Caesar, per rigiocare le, eh, la guerra civile, le conquiste di Cesare, ragazzi, qui trovate almeno una, eh, una miniera eh, per rivivere e ricreare il combattimento. E vi posso assicurare che come, hanno, come sono riusciti Mark Ham e Richard Berg? Quando leggete qualche libro specifico o l'articolo specifico che stavo analizzando di Cascarino, almeno trovate questa maniera di combattere della Legione romana. Quindi complimenti sia a Cascarino per questo, per questo articolo e complimenti sempre a Richard Berg e Mark Herman per SPQR perché eh, io l'ho detto, mh, ringrazio Roger McGowan che riporta sempre una mia frase. Quando è uscito questo Wargame, SPQR nel 92, il war game, non dico che stesse morendo, ma eravamo un po' fermi, stavamo giocando di meno e SPQR lo dico sempre, ha rappresentato per grafica, per eh, tentativo di ricreare le battaglie antiche. Ha ricreato qualcosa che ci ha portato di nuovo all'entusiasmo per questo wargame. Dunque, eh, sì, lo dico. Forse sono di parte. Magari qualcuno non condivide eh, la mia stessa idea. Io dico che mh, SPQR, ma anche Advanced School Leader. Non lo dimentico mai, anche se lo sto giocando poco. Ma guardate che abbiamo sempre tavoli di Advanced School Leader a ogni convention, ci sarà un perché. Io delle volte. Qualcuno mi ha accusato, eh, però hai criticato Advance Call Leader, io critico anche SPQR, critico anche Advance Call Leader, ma poi riconosco che sono fra tanti Wargame la prima scelta e, e questi Wargame hanno tenuto eh, diciamo, vivo il nostro hobby e oggi non abbiamo solo questi due, ne abbiamo tanti altri, quindi viva SPQR e grazie a Giuseppe Cascarino che mi ha permesso di eh, sottolineare per me l'importanza del sistema di Richard Berg e Mark Herman. E last but not least, torno in diretta al fronte in camicia nera. Qui abbiamo Stefano Bandera, questo cognome mi lascia un po' perplesso perché Bandera se ne è parlato molto, mi diceva in diretta Rolando. E allora, Rolando mi fa una domanda che eh, vado in diretta prima di passare a questo articolo. Mi fa una domanda a cui posso rispondere con condizioni di causa. Allora, Rolando Vida, che è entrato nel nostro mondo, è tanto entusiasta, e ringrazio per i suoi interventi e per le sue affermazioni. Allora, SPQR eh, riguarda prevalentemente i combattimenti della legione in periodo repubblicano eh, in cui abbiamo un modo di muovere la legione eh, anche direi più, eh, più rigido. Mentre in Giulio Cesare abbiamo l'evoluzione dell'utilizzo della legione, ci sono anche diverse tattiche nuove, anche diverse eh, regolette che cercano di eh, portare eh, le modifiche che portarono eh, i romani al loro modo di combattere, non c'è più il manipolo per esempio, la, la scissione del manipolo, ma eh, io direi, eh, Rolando... Parti da SPQR, perché partire da Giulio Cesare ti perdi quello che praticamente SPQR è ehm, la rappresentazione di molte guerre del periodo antico, secondo Richard Berg e Mark Herman, e poi anche l'anno prossimo ti fai tutte le battaglie SPQR, attenzione non dimenticare le espansioni che non riguardano solo prettamente la legione, e poi passi a Giulio Cesare dove vai a vedere l'evoluzione. Della legione romana. Mi diceva Diego. Quindi, Rolando, prima SPQR Deluxe e dovresti ancora trovarlo. Se poi non lo trovi e eh, vabbè, vai all'acquisto di Giulio Cesare. Ma io personalmente andrei subito su SPQR versione deluxe. Mi diceva Diego, eh, Diego, sono d'accordo, l'ho appena detto, ci sono cose che non vi convincono, e infatti l'ho detto. Dopo l'avanzata, dopo il lancio del pilum, dopo questa sorta di eh, movimento della legione, è chiaro che... Mh, All'interno della mischia si può diciamo, eh, criticare tanti, dadi, tanti tiri di dadi, certe cose che sembrano irrealistiche, eh, proprio perché stiamo parlando di scontri di poco tempo e invece allunga, eh, il brodo viene allungato per capire bene cosa si bisogna fare. Però, Diego, eh, prima ho parlato della serie Ancients della Victory Point Games, non c'è paragone, Diego, cioè veramente lì è... Vabbè facciamo uno scenarietto di una battaglia antica, così è, e si fa, si gioca, ma SPQR, Giulio Caesar e ci metto anche Grey Battles of Alexander, tutti i titoli che appartengono a questa serie, hanno cercato, magari qualcuno non è uscito, di dare qualcosa di più dai piazzamenti eh, delle unità a questa veramente idea dell'avanzata inesorabile dei legionari contro la linea di difesa. Nemica. E ricordo anche perché poi Giancarlo Ceccoli, per esempio, recentemente ha completato questo scenario sul Trasimeno, molto bello, e vi ripeto: questa serie vi aiuta anche a capire, secondo le fonti che, su cui si sono basati i designer, cosa successe durante quella battaglia proprio a livello diciamo di singola operazione. E Diego, sono d'accordo con te, ci sono cose che non mi convincono anch'io perché non sono perfetti questi sistemi. Però al momento io non vedo alternative. Le altre alternative le vedo molto semplicistiche e lo uso magari in termine un pochino dispregiativo. Quindi Benvenga SPQR Giulio Cis per Cesar. prima SPQR Deluxe e poi Giulio Sisa, sono due grandi titoli che non possono mancare nella vostra biblioteca di appassionati. E finisco oggi: oggi mi sono dilungato, ma mi è piaciuto chiacchierare oggi di storia e wargame. Al fronte, in camicia nera. Allora, qui ragazzi, eh, Stefano Bandera eh, parla di questa milizia. di Possiamo paragonarla alle SS tedesche, ma le camicie nere, le famose CCNN che trovate su qualche counter. Allora Damiano, eh, nell'ultimo Sisa ci sono le nuove regole, al momento siccome non l'ho aperto, solo ho solo fatto l'unboxing, sono cambiate sicuramente, sono state precisate ma non modificate, sono veramente precisiate, magari anche rese più snelle. E dunque, ancora non ti so rispondere perché Damiano, devo ancora eh, letteralmente piazzare Giulio Sisa, aprirmi la nuova edizione delle regole. Del 2018 e giocare perché purtroppo lo ammetto, siamo nel 2022 e saranno eh sì, 5-6 anni che non mi piaccia una partita, di, forse perché avevo giocato troppo prima, che non mi piazzo una partita SPQL. Dunque, perdonami, se non ti so rispondere in maniera esaustiva, camice nere, ragazzi. L'articolo riporta gesta eventuali delle camice nere, ma alla fine. Quello che ne viene fuori è che non sono mai stato a livello delle purtroppo eh, famose, eh, nefastamente famose, delle SS, cioè non sono mai stato quel corpo speciale che doveva dare eh, la differenza, doveva fare la differenza per quanto riguarda l'esercito italiano. E Stefano Bandera riporta degli episodi che hanno visto eh, diciamo, protagoniste le Camicie Nere, parla fin dalla guerra d'Etiopia per poi portarsi eh, nelle operazioni in Spagna, per poi chiaramente parlare del Nord Africa e fino al maggio del 43, quando nasce la prima divisione corazzata Camice Nere M. Quindi eh, Bandera eh, ripercorre la storia delle Camice Nere e eh, tutti qualsiasi wargame eh, che mh, al suo interno unità delle camicie nere e che riportano l'operazione io vi segnalo questi due titoli vediamo, vado a prendere eh, un primo che secondo me se avete la fortuna di possederlo giocatelo, in cui trovate molte unità delle camicie nere è Guadalajara della eh, serie Standard Combat Series di cui sto giocando Stanley Grand Pocket questa è veramente una bella battaglia in cui trovate molte unità delle camicie nere poi un altro bel titolo che vi posso suggerire per eh, rivivere gli scontri militari delle camicie nere e degli italiani è Conquest of Ethiopia di Italian Invasion 1935-1936. Attenzione, mentre Guadalajara è ovviamente un gioco operazionale, Conquest of Ethiopia è una un gioco che riprende il sistema di Panzer Grenadier e, e adesso lo leggo, mh, questa espansione che è a sé stante però è stata fatta da due italiani, Ottavio Ricchi e Lorenzo Striuli e, e la voglio comprare questa scatola perché a me piace il sistema a livello di protone, non perfetto però eh, è forse uno dei pochi sistemi fatti recentemente dalla avalanche press quindi Conquest etiopia ovviamente ragazzi non vi vado a elencare tutti gli scenari eh, di advanced qual leader che avranno al suo interno eh, per esempio penso a hollow legions sicuramente ci sono unità delle camicie nere ma non lo elenco perché Advance qual leader copre a livello di squadra eh, tutta la seconda guerra mondiale e... Ma non solo, le Camicie Nere dovevano essere eh, un gruppo, un corpo scelto, non lo sono mai diventate. Eh, e dovevano essere il, il corpo scelto di Mussolini, eh, dato che Mussolini seguiva poi alla fine eh, quello che faceva Hitler. Eh, C'era diciamo, una competizione presumo tra questi, tra questi due. E invece, un bel, eh, un'altra bel, eh, bella rivista che mh, cerca di ricreare l'invasione eh, diciamo, eh, fatta male, sfortunata, condotta con i piedi in Grecia è questo World at War di eh, numero 7 eh, della rivista eh, curata dalla Decision Games vediamo un attimo ragazzi ho avuto un problema con la camera mobile vediamo un po' Sì, ancora bene, vedete ragazzi, ho la camera mobile che, d'accordo, torno sul... Sulla, così finisco qui, eccolo qua, riparti militari. E questo è World at War, rivista numero, numero 7, e ricrea la campagna di Grecia. Ce ne sono diversi di Wargame eh, sull'argomento, comunque l'ultimo che abbiamo giocato, che ho giocato con Giuseppe Ercolano alla convention di San Marino di Giancarlo Ceccoli, è stato North Africa, sempre serie SCS, e parte dalle prime operazioni dell'esercito italiano e delle camicie nere nel Nord Africa. Quindi questi quattro giochi vi eh, potrebbero aiutare a comprendere meglio sia la fo le forza poca e la debolezza tanta dell'esercito italiano e a vedere quali erano i reparti che combatterono nei vari scenari di guerra. Ma vi ripeto, poi alla fine il donatore comune è certo, eh, hanno combattuto, ma non sono poi stati quel corpo che poteva fare la differenza. Bene, torniamo in, in diretta. Vi ho elencato circa 12-14 Wargame per questi primi 5 articoli. Tornerò con lo speciale, non l'ho ancora diciamo, calendarizzato, ma tornerò presumo settimana prossima con la seconda parte dedicata agli altri, ad altri 5 articoli con almeno 10 Wargame da commentare, eh, da, che possono spingervi a porre delle domande. Prima saluto i miei amici coraggiosi che hanno seguito la diretta vita e li ringrazio se seguiranno il video che trovate su YouTube. Ciao ragazzi, ci vediamo domani sera. Domani sera ho un dubbio, fare l'ultimo episodio dedicato al Moravid o portare avanti Stalingham Pocket? Al momento probabilmente rimando al Moravid. E perché vorrei preparare per bene tutte le situazioni di combattimento, non so se avrò tempo, ma eh, vorrei portare avanti l'analisi di Stanley in Grand Pocket. In ogni caso, domani è assicurata la puntata. Vi saluto, ciao e a presto per quanto riguarda il giannizio nero. Ciao!